Un anno fa mi hanno raccolto per la strada e mi hanno convinto a cantare con loro e ho riscoperto i Deep Purple, che era una vita che non li ascoltavo, e devo dire che ho trovato un bel gruppo che da tanti anni suona, si vede, sono molto coesi, molto amici, hanno avuto pazienza e mi sto divertendo un sacco. If it's hard to break her, she said I ain't a talking but you never learn. I want to. Quella dei Clacson è una storia che supera i due decenni. Il gruppo valdobbiadanese nasce infatti nel 1994, trovando ora un'armonia umana e artistica grazie all'intenso feeling che lega gli elementi del gruppo. Ultimamente la crescita artistica e la riscoperta dei suoni rock ha portato la band a risperimentare le forti sensazioni che nascono dagli anni 70-80, specializzandosi nei brani dei Deep Purple. Ecco, come ti trovi? Ma io bene, anche perché adoro i Deep Purple, mi sono sempre piaciuti da sempre, quindi per me essere in un gruppo che fa solo quello è il massimo. I Deep Purple li conosco dal 1970, praticamente da quando sono nati, e di cui ho seguito tutte le canzoni, tutti i dischi, tutti i vari successi che hanno avuto, quindi li conosco abbastanza bene. Parliamo del tuo basso, che modello è? Il mio basso è un Music Man, comperato praticamente il 3 settembre del 90, quindi ormai si può dire è una vita e mi accompagna nelle mie varie esperienze. Sonorità molto particolari, sì, perché tratti da una parte di una generazione organistica. Prima abbiamo sperimentato suoni elettronici, poi praticamente ci siamo messi solo esclusivamente su suoni di stile emo. Deep Purple prendono e vivono di questa sonorità. Finalmente abbiamo tutti gli elementi giusti per poter fare questo genere qua. Tutti quanti ci piace l'hard rock e tutti ti piace questa band storica, che comunque siamo riusciti anche a avvicinarsi come groove e come sound a loro, e sono molto soddisfatto della band. Noi siamo strutturati per andare sia su situazioni molto intime come bar, come pub, o anche situazioni molto più allargate, festival o parte di sagre, di situazioni all'aperto, quindi con palchi anche importanti. La scelta dei Deep Purple, perché? Perché siamo uguali, siamo uguali, ci assomigliamo tutti, basta guardare Ian Pace, è identico, Ian Gillan, beh, diciamo che quello più identico è il nostro John Lord, Mauro Favaro. In realtà è stata una scelta che è arrivata per gradi. Esatto. Noi siamo partiti nella storia dei Clacson sempre con un filone rock, ma forse rock più melodico, a volte anche pop. Poi nella fase storica a metà più o meno, anche ricerche di repertori un po' più italiani, anche innovativi o inediti. E alla fine siamo ritornati un po' sulla parte originale e un po' alla volta abbiamo visto che la strada portava di Purple. Quindi ci siamo un po' specializzati su questo filone. Una particolarità, ed è forse quella che piace più alla chitarra e all'organo,
è la possibilità di esprimere oltre quello che è il pezzo, quindi quello che è scritto, proprio come struttura, cioè la possibilità di essere espressivi. Quindi se in un momento uno sente di dover suonare qualcosa, di dover esprimere un qualcosa, ha la facoltà di farlo per il tempo necessario, a volte anche troppo lungo, però è fondamentale, quindi prende quello che c'è nell'aria e lo traduce in emozione attraverso lo strumento. Ed è formidabile, non tutti i generi, non tutti i gruppi hanno questa particolarità. Con i Deep Purple questo si può fare. Nobody gonna take my girl, I'm gonna keep it to the air. Nobody gonna have my girl, she's gonna close up every day. Suonare e cantare Deep Purple. Quali difficoltà ci sono? Beh, intanto hanno avuto più di un cantante, per cui è difficile, il difficile è proprio, visto che siamo una tribute band in questo momento, avvicinare il più possibile l'anima di ogni cantante, di Coverdale, di Gillan soprattutto. E poi hanno delle tonalità non indifferenti, anche solo Glenn Hughes, che spesso dà la sua, non è semplice per me fare un salto da un cantante all'altro, però è stata una scuola, perché sinceramente in quest'ultimo anno la mia voce è migliorata, non avendo all'inizio paura di rovinarla, non è stato così, anzi, sto superando man mano i miei limiti, e questo... di questo ne sono molto contento. Infatti, se loro mi fanno i complimenti e non mi hanno mandato via ancora, vuol dire che sono intonato. O picchi fa. Diciamo che è bello, lo teniamo perché è molto bello. Tutti gli eventi saranno pubblicati nella nostra pagina Facebook I Klaxon, quindi potrete seguirci affettuosamente. E allora, buona suonata. Grazie. Grazie.